Allora, questa parte è stata pensata espressamente per dei liberi professionisti, per rispondere alla domanda che già qualcuno di voi si è fatto, cioè, ma io quando lavoro come libero professionista ho gli stessi diritti che avrei se lavorassi come dipendente, come membro di uno studio associato, come incaricato da parte di un committente? Ottima domanda. Perché effettivamente poi nel mondo reale è questo, cioè nel senso alla fine quello che paga dice: beh, ma io t'ho pagato, quindi cosa vuoi? I diritti sono tutti miei, questo è un po' l'approccio. Ma è davvero così? Cioè, è davvero il principio è davvero quello che chi paga a priori ha i diritti? E vedremo che non è proprio così, perché effettivamente, come vi ho già spiegato, il diritto d'autore nostro, soprattutto quello italiano, è un diritto d'autore, quindi il diritto nasce in capo all'autore, alla persona che ha creato l'opera. Ok? Tranne alcuni casi. Allora, la risposta, quindi, se la domanda è di chi sono realmente i diritti del professionista o del committente, la risposta è dipende, che è la risposta che noi avvocati, noi giuristi solitamente offriamo a qualsiasi tipo di domanda, per poi arrivare ad argomentare successivamente. E quindi, innanzitutto, bisogna tenere presente che ogni istituto giuridico della proprietà intellettuale ha le sue regole, quindi quello che diciamo per il diritto d'autore non vale per il brevetto. Quello che diciamo per il brevetto non vale per il design e via dicendo. Già negli schemi che vi ho fatto vedere prima, vi ho sottolineato che nel caso del diritto d'autore la tendenza è quella di dare il diritto all'autore. Nel caso del brevetto, ad esempio, visto che il diritto parte dall'atto di registrazione e deposito di deposito, scusate, dell'invenzione, è chiaro che è chi va a depositare tendenzialmente ad avere il diritto. E poi bisogna capire che tipo di rapporto di lavoro si è instaurato. Ad esempio, boh, dipendente, oppure una consulenza libero professionale, oppure una collaborazione tra due professionisti, una collaborazione a progetto. Anche quello può essere, anche il tipo proprio di contratto di lavoro, di rapporto professionale, può essere indicativo poi dei diritti che entreranno in gioco. Quindi ogni istituto della proprietà intellettuale ha le sue regole con le relative eccezioni. Ad esempio, nel diritto d'autore, ve l'ho già detto, la regola è che i diritti siano dell'autore, cioè della persona fisica che ha lo spunto creativo e lo estrinseca sotto forma di opera. Cioè uno di quelli che ha scritto quelle 10, che ha creato una di quelle 10 opere che abbiamo elencato prima. Quindi il musicista che ha scritto il brano musicale, lo scrittore che ha scritto il romanzo e via dicendo. Però, come vedete, ci sono delle eccezioni e le eccezioni riguardano proprio le opere che hanno una vocazione tecnico-funzionale, come ad esempio il software, le banche dati e proprio le opere del design industriale. E a dircelo sono queste due norme della legge sul diritto d'autore, quindi siamo tornati squisitamente nell'ambito della legge 633 del 41, ovvero l'articolo 12 bis e l'articolo 12 ter. L'articolo 12 bis si occupa del software, delle banche dati e l'altra norma delle opere di design. Salvo patto contrario, ve l'ho messo in rosso non a caso, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per il laboratorio e della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Articolo 12 ter dice più o meno la stessa cosa per il design, cioè salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica. Occhio perché, allora, innanzitutto il salvo patto contrario è fondamentale, perché vuol dire che se c'è un contratto e in questo contratto c'è scritto diverso, qualcosa di diverso, vale quello che c'è scritto nel contratto. Motivo per cui io suggerisco sempre che un contratto si faccia e se non si fa un contratto almeno si faccia uno scambio di, come dire, preventivo e lettera di incarico. Io poi ho un lavoratore dipendente, Sì, quindi. infatti, arrivo. Poi l'altra cosa su cui Cioè, voglio io ho un mettere lavoratore dipendente, l'accento. viene assunto e punto e E stop. tu giustamente però mi dirai, al giorno d'oggi chi è che può essere considerato davvero lavoratore dipendente? No, perché questo è un po' quello che succede. Cioè io mi sono trovato a fare consulenza a un paio di persone, a un paio di clienti, proprio esattamente su questo tema. E poi quando siamo andati a verificare il rapporto di lavoro che c'era, erano dei poveracci cocoprò che erano stati presi con un contratto. Addirittura uno era assegnista di ricerca, che anche lì è tutto dire. Perché prendere manodopera super, super qualificata con l'assegno di ricerca, quindi pagandola come paghi poco più un dottorando, e poi pretendere pure di pigliarti i diritti su quello che lui ha creato. No, ma così Però effettivamente ho capito quando ci siamo messi a costa la discutere legge. con l'ente di ricerca che c'era questa presunzione. Ma un'altra cosa, quindi si crea uno il problema del verificare il vero rapporto di lavoro, e come ben sapete, beh, voi siete liberi professionisti, quindi il problema non si pone. Sì.
In realtà, fino a certo, sì, stavo per dirlo, non si pone però, allora, nel nostro caso di avvocati non si pone il problema perché noi non possiamo essere dipendenti. Noi abbiamo l'obbligo deontologico dell'indipendenza, per cui o sei avvocato o sei iscritto oppure ti devi cancellare se vai a fare il dipendente, punto. A meno che tu faccia l'avvocato per una pubblica amministrazione, allora c'è tutta una serie di esenzioni, ti scrive ad un albo separato. Voi ingegneri invece in realtà non avete questo, non è così netta la cosa, quindi potete rimanere iscritti e essere anche dipendenti di un'azienda. Hai mai sentito parlare delle finte partite IVA? Esatto, volevo proprio arrivare a quello. Più tutto il mondo che si sta, il sottobosco di finti professionisti che si sta creando in virtù della crisi economica che stiamo vivendo, per cui le aziende hanno tutto l'interesse a esternalizzare e quindi scaricare il rischio e anche la questione fiscale e previdenziale sul collaboratore, no? Quindi davvero queste norme, come vedete, appartengono già a un mondo che è un po' superato. Ma attenzione che c'è un altro aspetto che non abbiamo guardato bene, non abbiamo ancora sottolineato, il fatto che devono essere le mansioni specifiche. Cioè non basta che sia un dipendente, ma quel dipendente deve avere tra le sue mansioni quello di sviluppare software. E io, il caso che vi ho citato prima era il caso di uno sviluppatore, scusatemi, di un ricercatore, quindi lui era stato preso come ricercatore, adesso non mi ricordo se era un chimico, un biologo, adesso non mi ricordo, però visto che aveva delle competenze anche informatiche si era messo a sviluppare un software. Però la sua mansione era quella di fare ricerca scientifica, cioè lui doveva scrivere articoli e andare a convegni, no? Quello che fa un ricercatore, un assistente di ricerca. Quindi ci cascava dentro il software che aveva sviluppato o non ci cascava dentro? Che vedete come... No, alla fine ne siamo usciti come... io cosa ho fatto? Ho fatto un'analisi su come viene considerato dal punto di vista del diritto del lavoro un assegnista di ricerca, che anche lì non è banale, perché l'assegnista di ricerca è stato equiparato al cocco pro, cioè a un collaboratore che non ha un vero vincolo di subordinazione, cioè non ha l'orario di lavoro, non deve timbrare il cartellino, non deve necessariamente avere, non ha le ferie, non ha le malattie, quindi non ha il trattamento tipico. È un collaboratore esterno, esatto, è un collaboratore a progetto, cioè tu hai per 2 anni un oggetto di ricerca che è l'assegno, cioè hai un obiettivo di ricerca, noi ti assegniamo questa ricerca e ti paghiamo con questo appunto assegno per due anni e tu devi produrre una ricerca alla fine del tuo periodo. Ma lo fai con una certa libertà. Poi sappiamo tutti che non è così, sappiamo tutti che l'assegnista viene trattato al pari del dipendente, deve entrare alle 8:30 e uscire alle 6:30, ok? E va in ferie solo quando gli dicono di andare in ferie. Però troppo comodo fare, cioè trattare il tizio come dipendente quando devi liberarti dal problema dei contributi e delle ferie, e poi trattarlo invece da collaboratore esterno quando, caspita. Però esatto, questa è un po' la situazione. Quindi quando ci poniamo questo dubbio, quando entriamo su questo terreno, innanzitutto dobbiamo vedere, uno, se siamo in una di queste due eccezioni, e non è detto che ci siamo, perché noi stiamo parlando di, ad esempio oggi parliamo di opere di architettura, e le opere di architettura non rientrano in queste due eccezioni. Quindi l'architetto o l'ingegnere che lavora in uno studio di architettura, quindi anche un ingegnere che lavora in uno studio che però fa principalmente edifici e quindi opere più di ingegneria civile edile, è comunque, sta lavorando come libero professionista e comunque sta realizzando opere che non rientrano in una di queste due eccezioni, perché queste funzionano solo su software, banche dati e opere di design. Quindi le opere di architettura già sono fuori. E cos'altro volevo dirvi? Il fatto che, visto che c'è il salvo patto contrario, dobbiamo sempre andare a vedere se il contratto che è stato sottoscritto prevede qualcosa di diverso, quando anche fossimo noi di queste due eccezioni. E voi direte, ma quasi sempre la risposta è ma non è stato fatto nessun contratto. In realtà non è vero, perché quasi sempre un contratto c'è, anche se non è davvero sotto forma di contratto formale, cioè anche lo scambio di un preventivo e di un'offerta che viene poi accettata è un contratto, ok? Perché poi nel caso di una causa, di fronte al giudice si produrrebbero questi documenti, anche le email. Anche lo scambio delle email in cui si dice cedimi il diritto, oppure email che hanno un significato chiaro in cui si parla della cessione del diritto di un'opera possono essere portate poi di fronte a un giudice come elementi per argomentare e dimostrare che tipo di rapporto di lavoro e contrattuale c'era tra le parti. Quindi vi invito a essere molto prudenti, cioè se lavorate
se siete titolari del vostro studio e lavorate in autonomia, vabbè, il problema vi si pone poco, ma quando andate a lavorare con qualcun altro, sotto qualcun altro, oppure su commissione di un ente esterno, valutate bene di chiarire per iscritto la questione della proprietà intellettuale. So che purtroppo non si fa, anche enti grossi spesso non ci pensano, però valutate bene, perché se non è stato scritto che cedete i diritti, può essere che ce li abbiate ancora voi. Quindi, così ho risposto finalmente, sì, no? Sì. Cioè, quindi tu che fai il progetto per l'azienda che fa, vuole un distributore, sì. Vuole, se non ha espressamente scritto che si fa cedere i diritti, in realtà non li hai ceduti, non c'è una presunzione, cioè, l'unica causa di presunzione sono queste due qua. Però lì parliamo di lavoratore dipendente. Sì, ma qua parliamo di software e banche dati, cioè ripeto, sì, non vi... cioè queste sono due eccezioni relative a software e banche dati, e da quello che di cui abbiamo parlato oggi, no? Quando vi ho chiesto chi di voi sviluppa software, nessuno mi ha detto software, banche dati men che meno, forse design, se sviluppate un'opera, però deve essere design, cioè quello che abbiamo definito prima nell'articolo 31, cioè le sedie, la componentistica, ma se mi fate, non so, lei che si occupa di ingegneria edile, no, un progetto di un palazzo, di un edificio, un restauro di un'area, di un parco, non so, sono opere di architettura, quindi siamo pienamente nell'ambito delle nostre 10 elenco delle leggi delle opere tutelate a diritto d'autore, e lì non c'è un'eccezione, e quindi in teoria se lei non cede questo diritto al committente rimane suo. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che tu lo puoi riutilizzare ad esempio per un altro cliente successivamente. Poi ripeto, dobbiamo verificare che davvero non ci sia anche non ci sia stata implicitamente la promessa, cioè non bisogna lasciar credere al committente che ci sia stata una cessione in esclusiva, cioè dovete essere chiari, secondo me, io questo è quello che consiglio sempre. Quindi a questo punto io posso anche mettere il cliente in grado di non replicare la mia opera, il discorso che dicevo prima, esatto. Di Luigi. Ci sta, me li tengo, esatto, a meno che lui li pretenda e, come dire, li paghi. Ma cioè magari dice li vuoi, ma se nel contratto non ci hai pensato e lui ci pensa dopo, tu puoi dire ah vabbè, ma io te li posso anche dare i file sorgenti, però costano 500 euro in più, e se si incazza dici mi spiace, ma questa cosa non era stata preventivata. Però ripeto, è ovvio che poi è andata a toccare delle questioni magari delicate, per cui questo sì. Tipo di lavoro, però valutate, dimmi. Sì, 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 prego. Il COPE non è un laureato che lavora in uno studio falsa partita IVA, quindi progetta una casa, non la firma lui, però di fatto l'ha fatta lui. Sì. Però non è un dipendente con un contratto regolare, figura come lavoratore. Il fatto che l'abbia firmata lui, però è già. Ma non la firma lui l'ha fatta. Cioè, scusa, che l'ha fatta firmare. Certo. Nel senso che allora è un po' l'esempio dei cosiddetti ghostwriter, no? Ci sono scrittori che scrivono i libri per gli altri. Allora, nel diritto italiano in realtà il ghostwriter funziona poco, come anche questo esempio che hai fatto tu, perché in realtà il diritto d'autore dice che l'opera è di chi ha creato, quindi in realtà è così. Però poi se lui non ha nessuna prova valida e invece le prove ce le ha tutte il colui che ha pagato e che si è preso il progetto o il libro, nel caso che ho fatto io prima, è difficile. Poi nell'ambito dei ghostwriter solitamente la cosa la mette al sicuro, cioè il politico che si fa scrivere il libro per non fare la figuraccia poi che venga fuori il mese dopo che il libro ha scritto un altro, solitamente fa un contratto di non divulgazione, un contratto di segretezza, cosiddetto non disclosure agreement, per cui quell'altro, se poi diffonde la notizia che va alle Iene a fare l'intervista e dire l'ho fatto io il libro, ha una penale di 500.000 euro, per cui nessuno ha voglia di fare una cosa del genere. In questo caso diciamo è un po', non si firmano queste penali, però c'è un po' la prassi che ormai ci insegna. Io avvocato uguale, nel senso, quando fai gli atti giudiziari non sono opere creative come il progetto di un palazzo, indubbiamente, però insomma stessa cosa, cioè tu fai un lavoro intellettuale a volte anche raffinato che viene palesemente assorbito e risucchiato dal titolare dello studio, il quale dice ok, io ti pago, tu sei un mio sottoposto. Comunque questo era un po' il concetto che volevo sottolineare. Se c'è un discorso contrattuale andrebbe in ogni caso specificato questo discorso, che io suggerisco sempre, cioè, e in effetti non so se ti ricordi sul quel tipico dei contratti per liberi professionisti, quel volumetto
Verdino che tutti abbiamo in dotazione, c'è una parte in cui si parla dei diritti, io dico d'autore adesso. Sì, 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 ma qua stiamo parlando di diritti d'autore. Di proprietà, dei progetti, eccetera, eccetera. E forse noi tutti, se non facciamo sottoscrivere un contratto così a ogni cliente, però quelle frasette particolari dovremmo riportarle dentro anche in un contratto stupido da due allora, pagine. Io quello che questa slide vuole dirvi questo. O cioè... il riferimento a un codice etico, a una normativa, eccetera, per cui resta sempre implicito il discorso della proprietà intellettuale. Allora, vi ricordate quando parlavamo prima dei progetti, dei diritti sui progetti di ingegneria? C'era scritto che è importante indicare sempre che ti sei riservato il diritto, quindi la classica dicitura tutti i diritti riservati oppure riproduzione riservata, cioè le formule sono varie, è importante che sia indicato, quindi già quello è un passo. Quindi non mandare mai in giro del materiale che siano anche dei preventivi, delle bozze in cui il vostro nome non ci sia e che non ci sia questa dicitura, perché sennò dopo non riuscite più a tornare indietro nel momento in cui l'avete diffusi. E poi essere abbastanza chiari nelle offerte, nei preventivi, cioè magari quando mandate un'offerta o un preventivo dire tutto ciò che non è preventivato, tutto ciò che non è espressamente indicato in questo preventivo non verrà ceduto, in modo tale che, come dire, vi parate le spalle anche da critiche di carattere, diciamo, appunto più deontologico, di, guarda questo che fa il furbo, per farsi pagare 500 euro in più non mi vuole dare i file, perché poi subentra, come dico qua nella slide, la questione della prassi contrattuale, perché se in realtà io non posso conoscere tutti i vari settori, se voi mi dite che sai, nell'ambito degli impianti industriali è prassi che il committente voglia anche i file sorgenti e tu sei l'unico su 1000 che questa cosa non gliela dà, è ovvio che lui l'aspettativa se la crea ed è legittima come aspettativa, e se tu non glielo dai sei tagliato fuori. Esatto, magari quella volta lì ti va bene, ma con questo qua non ci lavori più, oppure magari poi questo ti fa la segnalazione all'ordine degli ingegneri per dire che non ti sei comportato correttamente, quindi magari dal punto di vista del diritto d'autore sei pulito, ma poi hai una serie di conseguenze fastidiose che magari ti potevi evitare. Quindi io per questo che invito sempre a metterle in chiaro, a volte davvero bastano due righe in più nel preventivo, io l'ho fatto anche come lavoro, come consulenza, se qualcuno ha bisogno che guardi i preventivi, ve li sistemano una volta che avete il modello, poi li utilizzate per sempre. Io dico che è fondamentale definire questi aspetti relativi alla proprietà intellettuale sia nei contratti, nelle lettere di incarico, nei preventivi, prima di iniziare, perché poi quando siete avanti è troppo difficile, è sempre tardi. E no, perché se voi chiedete a uno di firmarvi un foglio quando siete già avanti, questo poi gli metti la pulce nell'orecchio che ci sia qualcosa che non va e che allora questa... Che è quindi pericoloso. Ma quindi cedere di DVG significa cedere il diritto del lavoro? No, però... Però... è lui che mi ha portato questo esempio, cioè è un classico caso in cui il tenersi il file sorgente è un modo per avere ancora un controllo, che è un controllo non giuridico, è un controllo tecnologico, cioè io non ti do tutte le informazioni che ti servono, hai solamente il JPEG, fai più fatica, quindi poi ripeto, a volte si cade nell'equivoco, a volte vengono da me come avvocato vostri colleghi con la frittata già fatta, diciamo, con il committente che gli ha già fatto la lettera di diffida perché voleva il DVG, si aspettava il file, e io ogni volta chiedo qual era il contratto, quali erano gli accordi, e ogni volta mi rispondo abbiamo fatto tutto sulla parola perché sai, è un amico, ci conosciamo da tempo. Quindi questo è un'ingenuità che io vi consiglio di non cadere, in cui vi consiglio di non cadere, ma poi in realtà non è neanche così vero, perché anche quando uno pensa di non aver fatto contratti, poi salta sempre fuori delle email, salta sempre fuori dei fax, qualche cosa di scritto hanno un valore, perché poi se parte la causa, io per ricostruire il rapporto contrattuale chiedo al cliente di portarmi tutto lo scambio di lettere, corrispondenze, e a volte tiri fuori, riesci a ricostruire, cioè non hai un contratto vero e proprio, quello di 3 paginette che sarebbe bellissimo, comodissimo, ma comunque c'è un rapporto contrattuale che è facilmente dimostrabile al giudice. Quindi è chiaro che ha un livello di, come dico qua, occupati di questo. E il fatto è che così vi costa molto di più, perché dovete pagare le ore dell'avvocato per ricostruire una cosa che se voi aveste fatto prima vi sarebbe costato sì magari 300 euro, 400 euro di avvocato per avere il vostro modello di contratto, però avevate una cosa che poi era lì solida e fatta bene, invece farlo dopo, cioè sistemare la frittata a frittata fatta,
è un po' un problema, ok? Quindi poi i parametri, cioè per se dobbiamo ricostruire ex post, dobbiamo fare riferimento su chi ha avuto lo spunto creativo e chi ha messo i soldi e il rischio imprenditoriale, perché effettivamente in alcuni casi ha senso che chi paga ritenga di avere dei diritti, però ecco, ripeto, il principio generale è che non sia scontato che solamente perché io ho messo i soldi allora sono titolare dei diritti, perché di volta in volta bisogna vedere se ricadiamo in una di quelle eccezioni che vi ho mostrato e se c'è un salvo patto contrario, ok?